Senta, l'omofobia... Una cosa, ecco, volevo dire... Prego. Un'esperienza che ho avuto è che però quando questa omosessualità chiedeva delle cose che non erano regolarmente approvabili, io non le ho concesse. Faccio per esempio, quando ero alla NATO, un mio dipendente che era un capitano di una nazione, non faccio il nome della nazione, no, non faccio il nome della nazione, perché era un canadese. Sì, l'ha detto, sì. Ecco, il canadese, il quale era così accompagnato regolarmente, perché nel suo paese questo tipo di unione, questo patto si poteva, era legale, e lui veniva a chiedere gli emolumenti, così quelli che noi chiamiamo i benefici, anche per il compagno, come se fosse la moglie, e io tranquillamente non avevo detto no, certo, che lui vivesse con il compagno, ma non lo Stato italiano non poteva dare a lui le cose che erano previste per le mogli e non per i compagni. Senta, lei ha anche detto che ci sono ai massimi livelli, quindi parliamo di generali omosessuali o bisessuali, chiaramente, e ci sono stati anche comunque che avevano un occhio particolare magari per le persone a cui si erano affezionate, a cui erano legate. Lo conferma, questo l'ha detto all'Espresso. Sì, lo confermo, guardi, non ho difficoltà, nel senso che... Però, scusi, in altre parole si chiama favoritismo, no? Sì, si chiama favoritismo, ma si chiama anche paternalismo, ed è una delle cose più brutte che ci possono essere. Guardi che adesso non parliamo dell'omosessuale, ma parliamo anche del rapporto fra maschio e femmina. Una delle cose più comuni è che un ufficiale, un maschio o... faccia dei favoritismi nei confronti di una soldatessa o nei confronti... Avviene anche tra gli etero, ok. Ok, no, no, è chiarissimo. Senta, oggi nessuno di questi generali si è mai dichiarato pubblicamente, anche se molti sanno, se ne parlano nel vostro ambiente, io... che ho bazzicato un po' eccetera, poi si parla di quello, si parla di quell'altro, tendenze, non tendenze, cioè girano gossip, girano come in tutti gli ambienti, mica solo il vostro, girano gossip. Oggi però se un generale ancora non potrebbe fare coming out, è corretto? Non potrebbe dirlo come ha fatto Tiziano Ferro, o lo può dire, credo in base a quello che ha detto, non ancora in Italia, giusto? Dunque, qui non lo so. Perché potrebbe anche dirlo, non lo dico. Diciamo così, lei li invita a farlo questi signori? Ma io dico la verità, se questi uscissero fuori alla scoperta e dicessero chiaramente le cose, probabilmente non avrebbero più le stesse chance di carriera, perché la mentalità è ancora molto, molto chiusa e ristretta nelle forze armate. Per cui, non vedo niente di strano nel fatto che la gente lo nasconda. Però lei dice qualcosa a rischi, cioè se sei generale non puoi più, puoi crescere ulteriormente, se ho ben capito, giusto? Sì, no, assolutamente, io voglio dire, sono cose che per esempio nelle commissioni di avanzamento, cioè là dove si devono promuovere le persone, vengono considerate. Se c'è qualcuno o un'informativa che dice che un generale o un colonnello che deve essere promosso generale è gay, oppure vive una vita, ma questa vita non dà nessuno scandalo secondo il termine normale, probabilmente non viene penalizzato molto, ma un po' sì, dico la verità, nei confronti, quando la gente si deve mettere a confrontare una all'altra, e qui nel sistema bisogna comparare le persone. Di sicuro, sono certo che nell'animo di tutti quelli che devono giudicare quello che è, ha una vita, diciamo, normale, è privilegiato rispetto a uno che dichiari e ostenti l'omosessualità. Ecco, finché, diciamo, la ostenti più che la dichiari, mettiamola così, giusto? Più che la ostenti. Cioè, se uno venisse fuori e lo dicesse, lei ha toccato un termine chiave che era anche chiave nella teta, informativa, quindi ci sono ancora queste informative, giusto? Ah, ma certo, assolutamente. Le informative, c'è le informazioni sulla persona, noi abbiamo un controllo molto stretto, non della vita personale, privata. Però scusi, la sessualità è sfera personale, quindi questa... Però... Lei l'ha detto prima, lei, generale. Certo, è la sfera,
personale. No, potrei dire un'altra cosa, che nell'esercito la sfera personale, per una certa vecchia mentalità, è anche professionale, cioè per una vecchia mentalità dell'esercito, una presunta omosessualità può essere oggetto di informativa perché nell'esercito si deve seguire, tra virgolette, un'etica, ho ben capito? Allora, questo ha capito bene, attenzione però a un passaggio, il passaggio è questo. Se l'omosessuale, mettiamo capitano omosessuale, nell'ambito della caserma, nell'ambito del servizio, nei confronti dei colleghi, ostenta la sua omosessualità e arriva a dare fastidio, nel senso che dà fastidio, cioè importuna, certo, molesta gli altri colleghi, questo non solo non è vita privata, questa è vita pubblica e riguarda anche la... No, però io dicevo un'altra cosa, onorevole, scusi onorevole, intervisto da antipolitici per cui allora, generale, io dicevo un'altra cosa, mettiamo Klaus Davi, no, il generale o il capitano Klaus Davi, lei deve decidere se può muoverlo, chi per esso, e in questa informativa c'è scritto però Klaus Davi è gay, cioè va con i trans o va con i gay, cioè questo a lei risulterebbe, quindi diventerebbe oggetto non solo quello magari, ma anche quello di valutazione, giusto? Ma è giustissimo, anche perché noi abbiamo, sia ufficiale che sub-ufficiale e soldati, una vulnerabilità alla sicurezza. Possiamo essere manipolati, possiamo molti di noi hanno la conoscenza di determinate cose che non devono essere divulgate, per cui il fatto della sicurezza, la sicurezza del servizio, comprende anche un certo comportamento o appartenenza a determinati ambienti. E dico la verità, se uno è gay e sta a casa sua con il compagno e vive la sua vita affettiva in una certa maniera, potrebbe anche non avere determinate ripercussioni. Ma se uno frequenta trans, va in giro per bordelli, oppure va in giro dove, nei locali dove circola cocaina, droga certo. E altre cose, guardi, lì non se ne parla, il tizio non solo viene seguito bene, ma prima o poi viene chiamato da qualcuno e gli viene detto che cosa vuole fare. Senta, lei dice anche, un po' l'ha detto anche prima, è molto bello quel passaggio, non si offenda se glielo dico, detto da un generale, quando lei dice, l'ha già detto prima, non è che il tatuaggio, il muscolo, anzi è sinonimo di virilità, no? Lei lo dice a chiare lettere all'Espresso e lo ha ripetuto anche a noi. Perché sottolineo questo aspetto? Perché lei in altre parole cosa dice? C'è molta ipocrisia anche nel macismo, è corretto? È corretto, ed è diventato il macismo una specie di specchio anche per le altre cose. E devo dire, nella parte della omosessualità, quello che può dar fastidio ai certi ambienti e anche alla sicurezza della vita militare è l'ostentazione. Ora, nel momento in cui il tatuaggio diventa ostentazione o simbolo di un passato pregresso, nel senso che come facevano, come fanno in Malesia, quelli che si tatuano tutto il corpo, ma è in pratica la raffigurazione della vita che hanno fatto o di quanti nemici hanno abbattuto, beh, quello si può capire in un certo ambiente. Ma oggi è diventato invece talmente comune ostentare da parte dei gay, per cui diventa...